E comunque questa è la tenda. Puro Monte si chiama, è una marca giapponese, eh? Perché in Giappone ogni 3x2 ci fuori una parola in italiano. È incredibile. Autoportante, due stecche, così ora la posso montare anche dove non posso mettere i picchetti, eh? Il mio raggio d'azione di barboneggiamento è ancora più ampio, ora posso barboneggiare dappertutto in questo mondo. È un doppio telo impermeabile. E però mi piace, è leggerissima, poi 1,4 kg. E voi direte, come mai Paolo non l'hai montata lì che c'è l'erbetta bella? Perché Cristo di Dio, ragazzi, questo qui è il ragno più piccolo che c'è là dentro, ti giuro, tutto ragnatele. Adesso andiamo a scovare uno. Tutto ragnatele e ragni giganti, veramente, sono enormi. Sono anche molto belli, devo dire la verità. Oh, guarda che animale che è questo qui. Cioè, sono come il palmo della mia mano, eh. E non è neanche il più grosso. Ieri ne ho visto uno che aveva un culone gigantesco. Ah. Comunque ora avete capito come mai mi sono piazzato là. E per fortuna la tenda è autoportante, sennò quest'ora ero in mezzo ai ragni. Ah, comunque, c'è tutta la gente sulla spiaggia che pesca. C'è una sciura che raccoglie le conchiglie. E andiamo qui al paesello e ci andiamo a rilassare un attimo. In Giappone non c'è un cazzo di rumore. Ti mette un sonno di volta, tutto così tranquillo, tutto il giorno che sono su questa ciclabile, molto bello, diversa gente in bicicletta, e poi sono tutti a pescare i giapponesi, eh sì, a son di guardare Sanpei, 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 eccola. Grande pescatore dal che sventola. Pa, 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 pa.
un risveglio molto umido. Stanotte abbiamo rischiato. E la mia condizione fisica sta colando a picco. Sto alla schifezza. Oh. Bandiere italiane che sventano a destra e a manca qua in Giappone. Primavera. E qua ce n'era un'altra, pizza napoletana. Che pedalavo tranquillamente e mi si è pedato davanti questo sgorbione gigante. È gigantesco, cazzo. Però è tutto chiuso, quindi ci accontentiamo di vederlo da fuori. Sono scortato dai corvi. Sarà una cosa positiva o sarà un cattivo presagio?
Guarda che cazzo di pesce. Non ci hanno lasciato nulla, oh. Non c'è niente per me. Toilette pubblica, fuori piove, mi sono ficcato e proverò a dormire qua qualche ora stanotte. Mi sembra che fuori sia tutto molto tranquillo, non credo che verrà qualcuno, ma non si sa mai, eh. C'è sempre qualche stronzo che ti sorprende in questa vita. Però pisolino me lo schiaccio, allora che belle panche che ci sono. Riparte, buongiorno. Così rilassante.
Andiamo con Paolo alla scoperta degli scogli, se così si possono chiamare. Che sono giganti. Gli scogli giganti del Giappone. Questo è il riso, eh. Andiamo a vedere. Vedi? È il chicco di riso. Questo è veramente un tramonto assurdo. Assurdo.